Vostra Eccellenza. Grazie, grazie di cuore di aver accolto numerosi l'invito del nostro Arcivescovo Tommaso a vivere insieme questa serata in preparazione al Santo Natale 2017. Salutiamo e ringraziamo il parroco, Don Camillo Lancia, e il signor sindaco, Gabriele Florindi, che da ottimi padroni di casa hanno da subito accolto questa iniziativa diocesana e l'hanno sostenuta con generosa partecipazione. Vedete già i protagonisti della serata schierati e ve li presento. Sono i cori liturgici riuniti dell'Arcidiocesi di Pescara Penne, accompagnati da questa bella orchestra capitanata dal primo violino, il maestro Paolo Angelucci. Questa sera, lo vedete, si esibirà per noi anche il coro Ci hai dato un segno, diretto da Barbara Minetti, che canterà nella lingua dei segni, e lo ringraziamo di cuore per la loro presenza. Grazie. Tutto è pronto, non mi resta che presentare il condottiero di questo concerto che tutti noi aspettiamo di incontrare. Signore e signori, è con noi il maestro Monsignor Marco Frisina. Caro Don Marco, bentornato nella diocesi di Pescara Penne e benvenuto a Città Sant'Angelo, un paese che è un vanto della nostra terra e della nostra chiesa locale. Questa serata che abbiamo detto che ci prepara al Natale è anche uno scambio di doni, il dono della tua presenza fra noi e il dono della nostra riconoscenza. Sì, perché in tutti questi anni, e lo vedi che sono anche un po' commossa, e sai perché? Perché ci conosciamo da tanti anni. Abbiamo condiviso tanto con te, grazie alla tua musica e alle tante esperienze che ci hai offerto, soprattutto nella tua Roma, e che alcuni di noi, molti di noi, hanno fatto personalmente. Come non ricordare le ultime bellissime esperienze, il convegno del 2014 e naturalmente l'ultimo grande appuntamento che ci siamo dati a Roma per il Giubileo della Misericordia, il Giubileo delle Corali. E l'emozione di cantare diretti da te nella Sala Nervi resterà scolpita per sempre nei nostri cuori. E ora che il nostro Arcivescovo Tommaso ci ha chiesto di formare questo coro diocesano che sta muovendo proprio ora i suoi primi passi, noi abbiamo desiderato condividerli anche con te. Ed è questa la gioia grande che vogliamo esprimere con il canto questa sera. E parlo al plurale perché anch'io faccio parte di questo coro. Il grazie più grande lo diciamo a te. Lo diciamo a te che hai voluto essere qui questa sera a dirigerci. E con questa gioia auguro a tutti voi una buona serata. E a lei, maestro, cedo la parola. Buonasera a tutti, grazie di questo invito e di questa serata in cui condividiamo attraverso la musica la gioia del Natale e il desiderio del Natale, ossia il desiderio della venuta di Gesù, del suo avvento. Il concerto di Natale serve a questo, per aprire il cuore ad accogliere con gioia il Signore che viene. Ed è bello, quello diceva Roberta prima, vedere qui riuniti 11 cori della diocesi. È bello perché mi ricorda quando ormai quasi 34 anni fa nacque il coro diocesano a Roma ed era presso a poco questo, erano diverse parrocchie, iniziamo con una ventina, anche di più, di rappresentanti delle diverse parrocchie romane e cominciò, pensate, quasi 34 anni fa
questa avventura, ero giovane prete, e questa avventura che ormai dura e va avanti, potrebbe andare avanti anche senza di me ormai, perché... ma è bellissimo perché l'esperienza che ho fatto io e che state facendo voi è quello che la musica ha un potere grande quando è legata alla fede. Quello che è straordinario è che proprio la musica ha un ruolo grande nella preghiera della Chiesa, ha sempre avuto. E la ragione è che la musica apre il cuore e lo orienta verso, nel nostro caso, verso Dio. Il Papa ha usato un termine una volta in un'udienza che ci ha concesso privatamente e disse che la musica unisce ed eleva. E non dimenticherò mai questa sintesi, unisce ed eleva. Infatti questa sera siamo uniti tutti quanti, no? Pensate, i diversi cori, no? Cori anche diversi, diversi come impostazione evidentemente, ma anche guidati da persone diverse, da paesi diversi, però uniti dalla musica. E eleva perché la musica ci porta a entrare nel cuore di noi stessi e ad aprirsi a Dio, alle cose grandi. E questa sera faremo un percorso insieme attraverso i brani che ascolterete. E per la mia esperienza, devo dire, cioè, stasera c'è qualche canto che è di 40 anni fa. Oddio, tu sei il mio Dio, è di 40 anni fa. Io l'ho rielaborato dopo, ma la melodia la scrissi 40 anni fa. E non ero neanche ancora seminarista, ero ancora nel cammino per avere per entrare in seminario. Ma questo per me fu un'avventura che il Signore mi ha riservato e mi riserva da prete. Se lo dico ai seminaristi presenti. Non so che ce ne sono diversi in giro qua, no? Sia di Chieti sia di Biscara. Che vuol dire? Che voglio dire? La cosa importante, la musica non ha nessuna importanza, ve lo dico io che ne faccio tantissima, ma in sé non ha nessuna importanza. È una cosa. Ma come tutte le cose in mano a Dio, diventa una cosa straordinaria. Quello che io ho scoperto e scopro tuttora è che si può predicare in tanti modi, si può annunciare il Vangelo in tanti modi. Il Signore mi ha riservato questa possibilità, ma non potrei fare quello che faccio se non fossi prete. Questo lo dico ai seminaristi. Quindi ricordatevi che il nostro essere cristiano, il nostro essere nella propria vocazione, fa sì che tutte le cose, compresa la musica, diventino straordinarie, altrimenti non servono a niente. E la cosa meravigliosa per me, e lo dico sempre, quando vedo poi tante persone così, è bellissimo, che io posso stare, a differenza dei miei amici, colleghi di sacerdozio, io posso stare nel cuore di chi prega. E questo è un privilegio che il Signore ci dà, perché quando voi cantate, magari vi emozionate o vi commuovete, la mia musica sta dentro di voi. Quindi io sto dentro di voi. Questa è una cosa che vedo come un privilegio. E allora iniziamo con un brano tratto dalla musica che scrissi per l'Apocalisse, era il finale di un film, un tema che poi ho utilizzato nell'opera sulla Divina Commedia, ed è Veni Domine Jesu. È una frase questa che sta alla fine dell'Apocalisse, vieni Signore Gesù. E la prima comunità cristiana diceva Maranatà, che in aramaico significa proprio vieni Signore. E la Chiesa aspetta l'avvento di Cristo, non semplicemente nel periodo di Natale, l'aspetta sempre, perché il Signore viene nella storia per noi. E iniziamo così.
50 anni fa ormai, 53 anni fa, 54 anni fa, questo non ricordo, ma Giovanni XXIII scrisse, sì, nel 63, l'ultima delle sue encicliche, Pacem in Terris, un'enciclica importante in un momento storico delicatissimo allora, e oggi non è da meno. E questa enciclica esortava i popoli a riscoprire il dono incredibile, straordinario della pace. La pace non è questione di trattati internazionali, la pace non si fa, perché altrimenti sarebbe già risolto tutto da millenni, no? La pace, dice Gesù, inizia dal cuore. Io vi do la pace, non come la dà il mondo, la do a voi, vi do la mia pace. Gesù è molto chiaro su questo, lo sa bene che il mondo non sa dare la pace. E allora questo brano che adesso eseguiremo è un'invocazione, ispirata proprio a quella enciclica, Pacem in Terris. La pace inizia il brano molto dolcemente, si dice che la pace è un dono splendido di Dio, è una carezza dello Spirito, è il primo dono dello Spirito. Ma poi diventa un grido, vedrete che piano piano cresce, dona nobis pacem, dona nobis pacem in terris, fino a che diventa proprio un grido, che è il grido di tutti gli uomini e le donne che vivono nel mondo oggi, il desiderio, la sete della pace. E allora facciamo nostro questo grido che il mondo ancora oggi alza al Signore chiedendo dona nobis pacem. Thank you.
40 anni fa scrissi «O Dio, tu sei il mio Dio», perché ero catechista nella parrocchia di Santa Galla a Roma e facevo parte anche di un gruppo di preghiera che si incontrava settimanalmente per pregare, e c'era un amico catechista che amava molto questo salmo, il salmo 102, «Benedici il Signore, anima mia». Questi due canti li scrissi per lui. Ero ancora allievo in conservatorio e non avevo ancora un'idea di entrare in seminario, ma era una cosa così vaga. Ma per amicizia ci scrissi questi due canti, poi li misi in un cassetto e piano piano poi lo ripresi, finché poi adesso, nell'ultima, rivisitando tutte queste prime cose di 40 anni fa, ho voluto ripubblicarle, rielaborarle, ma sono quelli. Ed è stata un'occasione bellissima per ripensare come il Signore, no? Ci accompagna. E il Salmo, questo è il Salmo 62, «O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco». È il Salmo del mattino, è il Salmo di Davide nel deserto, che cerca il Signore nella preghiera quando è perseguitato da Saulo e sta nel deserto. Questa immagine molto, molto forte della vita, del dolore, della sofferenza, anche a volte della solitudine, ma che diventa occasione per incontrare Dio. Per l'Avvento, ecco Giovanni Battista, che domenica incontreremo, che domani incontreremo, già da stasera, ci ricorda che nel deserto il Signore viene, e il deserto diventa quindi il luogo in cui noi possiamo incontrare Dio. O Dio, tu sei il mio Dio. Thank you.
Questo brano che ascolteremo è un brano della tradizione americana, You'll Never Walk Alone, tu non camminerai mai da solo. Questo brano era alla fine di un musical importante americano, Carousel, una storia drammatica ispirata a un testo di Molnar, molto importante, l'Ilion di Molnar, e raccontava di un uomo incapace di amare, un uomo che voleva amare ma non riusciva, violento, ma che muore proprio in un momento in cui lui voleva riscattarsi e va in paradiso, anzi all'anticamera del paradiso, e Dio gli dice: no, aspetta, io non ti posso far entrare. In qualche modo gli deve far fare un bel purgatorio. Il purgatorio quale sarà? Fargli vedere le conseguenze di questa sua vita, una vita che non era stata capace di donare. E gli fa vedere la figlia che era nata da questo matrimonio, che era come lui, ribelle, incapace di accettare la vita contro gli altri. E allora il suo purgatorio sarebbe stato quello di aiutarla, di scendere in terra ed aiutarla, e lui cerca di farlo e alla fine ci riesce, suggerendo all'orecchio, la figlia non poteva sentirlo, ma è come se il Signore gli dava questa grazia di dire: non ti preoccupare, ascoltalo. C'era il preside della scuola che incoraggiava tutti gli studenti a fare della vita qualcosa di bello, di significativo, di positivo. E lui dice: ascoltalo, non ti ribellare, non camminerai mai solo, sarai sempre con i tuoi, con quelli che ti amano, con tua madre, con quelli che ti vogliono bene. You'll never walk alone. Ed è un canto di speranza per dire agli uomini, soprattutto quelli che vivono nella sofferenza e nel dolore, che non è vero che si cammina da soli, c'è sempre la possibilità di stare insieme. Ed è anche un appello agli altri di stare insieme, insieme a coloro che soffrono, per non lasciarli soli. You'll never walk alone. E sentirete una marcia di speranza.
La speranza è una cosa grande. You never walk alone, bisognerebbe dirla tanto. Il brano che adesso faremo è il Cantico della Vergine Maria, il Magnificat. Quando io ho scritto questo brano, io ne ho scritti tanti di Magnificat, 4-5, adesso non so quanti. Questo è un po' diverso, un po' particolare, un po' perché l'avevo scritto per un'occasione particolare, perché l'avevo scritto per Mina quando mi chiese per questo disco che aveva fatto per il Giubileo. Ma l'idea è quella di un Magnificat un po' diverso da come noi lo immaginiamo e più fedele a quello che è nella scrittura. Questo canto, questo cantico è molto serio, non è molto allegro nel senso zompettante come a volte i Magnificat barocchi, perché il testo del Magnificat rappresenta il manifesto di Dio, cioè ciò che Dio vuole che si dica di sé. E Dio vuole che si ricordi che Lui è quello che disperde i superbi nei pensieri del suo cuore, che stende il suo braccio, depone i potenti dai troni, che manda i ricchi a mani vuote e riempie di beni gli affamati, che solleva il servo Israele, dimenticato da tutti, il piccolo Israele, per collocarlo accanto a sé, e che guarda la piccola Maria, l'umiltà della piccola, piccolezza di Maria, e non guarda chissà quale grandissima regina o non so. Noi magari per, come madre di Dio avremmo scelto, no? Chissà, facendo una scelta, un concorso alla più bella, alla più ricca, alla più bella, alla più potente, alla più forte, no? Dio sceglie questa bambina di 14-15 anni e la fa diventare madre di Dio. E questo è quello che Maria canta. Ed è un canto violento. Il Magnificat è violento, è forte, epico. Perché nel Magnificat Maria vede il braccio di Dio distendersi, combattere e vincere sul mondo. Ecco quello che lei vede. E allora sentite questo Magnificat e pensate a questo. Vedrete che è un po' diverso e anche, secondo me, più bello. Magnifica. Beata Maria.
San Giovanni Paolo II scelse per il suo motto episcopale una frase di San Luigi Grignon de Montfort, questo santo che aveva dedicato la sua vita per la teologia mariana, per la vera devozione mariana. E la frase era totus tuus, perché tutta la preghiera era proprio un affidamento che San Luigi aveva scritto, un affidamento a Maria. E nella vita di Giovanni Paolo II questo fu proprio una realtà che lui visse fino alla fine, come un affidamento fiducioso a Maria. Ed è proprio questo brano che ascolterete, lo scrissi proprio per il 50° della sua ordinazione. Era il 97, se non mi ricordo se era 97. Ed è uno dei brani a cui sono più affezionato, perché mi ricorda Giovanni Paolo II, mi ricorda quel momento incredibile della storia a Roma, della diocesi. Ed è una preghiera che ci ricorda anche che Maria è la protagonista della Chiesa, è colei che distribuisce le grazie, colei che tiene insieme i figli della Chiesa, come a Pentecoste nel Cenacolo, è colei che aiuta, consola, una mamma apprensiva a volte, no? La vediamo nelle apparizioni, no? Sempre apprensiva, perché vorrebbe che i figli fossero sulla via giusta, ma è bellissimo perché è anche colei che consola, a cui ci si può appoggiare, proprio come una mamma vera. Totus tuus. Thank you.
Maria è un'altra delle protagoniste dell'Avvento. Nella quarta domenica di Avvento, che quest'anno sarà un giorno, ma questa quarta domenica è tutta dedicata a lei. E anche nel Natale lei è la protagonista. Ma Maria è stata cantata da testi straordinari della storia della Chiesa. Il canto che adesso ascolterete, le parole di questo canto, io le ho tratte da alcune espressioni dell'inno Acathistos, questo inno bizantino, antico ma straordinario, bellissimo, che canta l'Annunciazione di fatto, ma la canta questo mistero dell'Incarnazione, vedendo in Maria colei che di volta in volta ha riassunto la storia della salvezza. Allora, ora ascolterete questo canto, Salve Maria, che proprio è ispirato ad alcune di queste espressioni bellissime dell'inno bizantino. Thank you.
brano Alfonso, in
quelle raffigurazioni in cui Maria e Giuseppe sono dentro di solito una rovina romana, no? Nelle raffigurazioni dei presepi napoletani, questa volta canta una ninna nanna a Gesù. Gli angeli, che sono sempre presenti nel presepe napoletano, fanno da coro a questa ninna nanna. E Maria è come una popolana del tempo, che fa la nanna al figlio e cerca di consolarlo dal freddo, dal gelo che abbiamo sentito prima, e tutto si ferma intorno a loro, tutto si immobilizza. La voce di Maria che canta la nanna a Gesù ferma il mondo, tutto contemplando il mistero dell'incarnazione. Fermarono i cieli. Cantando.
appena nasce Gesù, gli angeli, dice Luca, subito una schiera di angeli cantavano gloria, no? Sembrava che questa band di angeli fosse pronta lì, no? Nel racconto di Luca, da chissà da quanti millenni, che aspettava questo momento, a un certo punto come se si aprisse un sipario, e subito gli angeli, che erano già pronti, cominciano gloria in Celsis Deo. Nell'immagine di Luca è proprio questo, è il cielo che non vedeva l'ora, no? Tutti gli angeli. Non vedo l'ora che avvenisse questo evento e appena arriva subito si scatenano. Allora adesso, questa melodia è una melodia francese tradizionale, un Noel francese, molto, molto famoso, che in italiano c'è tante schiere d'angeli che cantano gloria, no? E allora ci saranno due angeli, qui, due soliste, le due soliste che faranno da angeli, che invitano tutti gli altri a cantare gloria. Ed è un momento di grande gioia, così come deve essere stato in paradiso quel giorno. Quindi, tante schiere d'angeli, signore angeli. Yeah.
notte, come tutte le notti di Natale, il mondo è invitato a gioire. Joy to the World è un canto che risale sicuramente al 1700 inglese. Io l'ho elaborato come se fosse veramente un brano di Handel, un brano barocco, un po' pomposo, dicevo, all'orchestra, un po' così, immaginatevi, no, tutte queste, ma gioioso, perché si invita il mondo a gioire e il mondo di oggi è un po' triste, diciamo la verità. Quindi quest'anno dovremmo impegnarci molto a dare un po' di gioia a un mondo che è molto depresso, e depresso non tanto per ragioni economiche, perché proprio è un'anima, non ha più l'anima, ha perso l'anima, se la sarà persa, forse la crisi dell'anima è molto peggiore di quella economica. Quindi joy to the world, gioia al mondo. Stefania Saia, che è rientrata nel coro.
Luigi Conte, che è nei bassi, e grazie a Pierluigi Di Michele. Ancora un grande applauso per la preziosa presenza in mezzo a noi del coro Ci hai dato un segno e alla direttrice Barbara Minetti. Grazie. E tutti contagiati da questa gioia, adesso vogliamo ascoltare il sindaco Gabriele Fiorini. Innanzitutto permettetemi di dare questo omaggio floreale a Roberta. Simbolicamente lo do a lei, ma lo estendo a tutti i coristi e a tutte le coriste in maniera particolare. Poi non potevo mancare, mi dicono che io do le targhe spesso e volentieri. Solo questo che mi, non prendo le targhe, non faccio niente. Mi è rimasto da questo come sindaco e quindi lo faccio con molto piacere. Al maestro Monsignor Marco Frisina, la nostra comunità con la sua presenza entra nella schiera degli eletti. Grazie alla sua musica ha vissuto un momento di alta evangelizzazione ed è di elevazione spirituale che rimarrà nel cuore delle memorie di tutti noi. Mi sono emozionato perché lei ha detto nel suo intervento che, a differenza degli altri preti, riesce ad entrare nei nostri cuori. Nel mio c'è entrato sicuramente questa sera. Grazie. Voglio ringraziare Sua Eccellenza, il signor Valentinetti, che mi ha chiamato, mi ha detto: senti Gabriele, ti voglio fare un regalo. E veramente ci hai fatto un grande regalo, Eccellenza. Grazie di cuore. Grazie signor Sindaco, grazie Gabriele. Eccellenza, una sua parola, l'aspettiamo dall'inizio di questo concerto. Ho due sentimenti contrastanti nel cuore, perché il primo sentimento è quello di aver goduto questa sera, come tutte le altre volte che ho assistito ai concerti diretti dal maestro Frisina, ma vi dico sinceramente anche ai nostri concerti che abbiamo già fatto con quei piccole esperienze che abbiamo, un piccolo pezzetto di paradiso, perché chiaramente la musica, se è vero quello che ci ha raccontato il maestro Frisina, ed è vero fino in fondo, non fa altro che portarci un po' in altre dimensioni, specialmente quando questo è trasfuso nella musica liturgica, perché quello è il momento in cui viviamo il paradiso in terra, cioè attraverso i gesti, attraverso le parole e attraverso i canti noi arriviamo a lasciarci toccare dal paradiso, perché il paradiso scende sulla terra e ci tocca. D'altra parte abbiamo ascoltato proprio domenica scorsa quella bella frase di Isaia: se tu squarciassi i cieli e scendessi. Ecco, questo è accaduto 2000 anni fa, 2000 e più anni fa, quando il cielo si è squarciato e, come ha detto giustamente Monsignor Frisina, il siparietto si è aperto e finalmente è arrivato il Figlio di Dio. Ma quel sipario si squarcia tutte le volte che noi viviamo intensamente, fervorosamente e direi con tanta gioia nel cuore la celebrazione liturgica. E questo è il sentimento che mi ha pervaso durante tutto il concerto, fino a commuovermi, perché oltretutto, conoscendo i cori, tutti i cori, qualcuno e anche forse molte persone dei cori, e conoscendo i solisti e le storie anche dei solisti, risentendo il canto che si facevano e riguardando la loro vita, la loro esistenza, uno dice: ma queste persone vivono veramente per amore del Signore e cantano per amore del Signore.
E questo credo che sia, scusate ma mi commuovo un po', la cosa più bella che possiamo vivere e sperimentare. Questo fa parte anche per gli elementi dell'orchestra di cui qualcuno conosco bene, del resto lo sapete bene, particolarmente il primo violino. Il secondo sentimento che ho vissuto è di grande dolore, di grande invidia e di grande difficoltà, perché io volevo essere tra i baritoni e non c'ero, perché sapete che il vostro vescovo è un vescovo canterino, quindi canta volentieri e quindi nella sua storia musicale ha vissuto nei cori come baritono. Non devo dire nient'altro, sono grazie al maestro che ha dedicato ben 2 giorni a noi, oggi e domani. Vi chiedo scusa se domani non sarò alla celebrazione perché ho la visita pastorale, ma è in buone mani, come vede, non c'è nessun problema. E grazie a Roberta ci ha pensato il sindaco, quindi no, lo tolgo. Così come però dobbiamo ringraziare con Roberta i maestri dei cori, perché arrivare qualcuno è mimetizzato nel coro, è irriconoscibile, ma qualcuno è mimetizzato in mezzo all'assemblea e li dobbiamo ringraziare perché avevamo quante settimane a disposizione? 8 settimane a disposizione per organizzare, per provare questo concerto e ce l'abbiamo fatta anche bene, credo. E poi ringrazio Gabriele, l'amico Gabriele che appena io ho telefonato mi ha detto: "Monsignor, non vi preoccupate, è fatta. Dobbiamo solo vedere come fare", ma... E Don Camillo che ci ha ospitato nella sua chiesa in questa, credo, da pochi conosciuta, ma magnifica, bellissima chiesa con degli affreschi scoperti da pochissimo tempo, è lì su un affresco che in qualche modo potete vedere e altri che sono purtroppo nascosti sotto il cassettone, ma vediamo un po' se prima o poi possiamo organizzare un percorso per far vedere anche gli affreschi che sono sopra questa bellissima chiesa barocca. Perché qui il concerto? Perché io non sono un po' sulla logica di Papa Francesco, comincio ad andare un po' più sulle periferie. Non perché Città Sant'Angelo sia una periferia, ma perché in realtà non è bene che tutto si faccia a Pescara, si deve fare qualcosa pure in altre realtà. E siccome Città Sant'Angelo è una bella realtà viva, questa sera abbiamo scelto Città Sant'Angelo per questo concerto. 2 appuntamenti. Al coro la messa crismale. Guardate che quest'anno abbiamo pure poco tempo per prepararla perché alla fine di marzo c'è la messa crismale e con una sorpresa che adesso non vi dico, ma ci sarà una sorpresa se tutto va secondo quello che la mia mente malata ha concepito questa sera. E a tutti voi un invito, chi volesse, coro in primis, ma assemblea, il 13 a sera, mercoledì, nella chiesa del Santuario della Divina Misericordia, la chiesa del Sacro Cuore di Gesù, terrò la Lectio Divina di Avvento. Voi sapete che io durante l'anno faccio 3 Lectio Divine, una in Avvento, una in Quaresima e una al tempo di Pasqua. Questa è quella di Avvento. Il tema è un tema un po' impegnativo questa volta, perché il tema generale dell'anno pastorale, come sapete, è abitare. E nel convegno abbiamo detto che era importante abitare la famiglia, abitare la città, abitare la casa comune, ma la prima abitazione è noi stessi, quella che i latini chiamavano abitare secum,
abitare con se stessi. Allora il tema della Lectio, il filo portante della Lectio sarà questo. Sceglieremo dei brani biblici per fare la Lectio propria. Questo tema, sapete, si potrebbe trattare a livello antropologico, a livello psicologico, a livello filosofico, tutto questo scordatevelo, lo tratteremo da un punto di vista biblico, da un punto di vista spirituale, per cercare di arrivare nel profondo di noi stessi. Questo concerto, questa sera, è stato una buona propedeutica a questo abitare secum, perché ci ha disposti il cuore, l'anima, la mente a lasciare entrare noi stessi dentro noi stessi, perché dentro noi stessi troviamo lo sposo, il Signore, l'amato, colui che aspettiamo e che verrà non solo bambino, ma anche col bel canto che abbiamo ascoltato all'inizio di questo concerto, proprio nel Regno dei Cieli. Ultima parola, il concerto aveva tre parti: Avvento, Maria, Natale. Perché il 9 dicembre, l'Avvento dovevamo trattarlo. Ieri è stata la Madonna, Natale sta per arrivare. Quindi abbiamo pensato di fare queste tre parti. Grazie di cuore a tutti, veramente a tutti. Un saluto anche ai fratelli del coro Il Segno. E grazie a tutti, concertisti e coro. Io chiedo un bis, però, se è possibile. Lo chiede ora? Chiede dopo? Un brano di saluto è previsto e adesso lo eseguiamo e ovviamente lo lascio presentare a Monsignor Fresina. Ma prima di questi ultimi saluti, visto che a quanto pare sarà più di uno, lasciatemi anche ringraziare di cuore tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte, perché come sempre sono tanti e sono generosi e sono preziosi per la buona riuscita non solo di questa serata, ma di questo evento, perché Eccellenza ci ha regalato un grande evento. La On Display di Fabio Morosi e tutti i suoi collaboratori, i volontari della parrocchia di San Michele Arcangelo, che ci hanno aiutato in tutti i modi possibili e immaginabili e hanno esaudito tutti i nostri desideri. Il parroco e il sindaco sono stati già di nuovo ringraziati dall'arcivescovo, ma porta questo ringraziamento a tutta la comunità parrocchiale e tu, signor sindaco, a tutta la tua amministrazione comunale. Le sorprese, eccellenza, non sono finite, lo dico a lei e lo dico a tutti, perché per l'ultimo canto entrano in scena altri angioletti. Prego. Entra in scena il piccolo coro di voci bianche della scuola primaria di Montebello di Bertona, l'istituto comprensivo di Civitella Casanova, preparato da Clara Capacchione. Don Marco, a te. Ora i bambini ci aiuteranno a ritornare un po' bambini. Il brano, questo qui che abbiamo preparato, l'ho scritto per il film su Filippo Neri, Preferisco il Paradiso, e i bambini ci diranno perché preferiscono il Paradiso. E speriamo che anche per noi siano gli stessi gusti, perché ci diranno un po' ci diranno i nostri peccati, vedrete i bambini nelle strofe, quali sono i nostri peccati. Però noi dovremmo condividere con loro quel per me no, non fa, io preferisco il paradiso. Lo diranno loro per noi e con noi, spero. Allora, pronti? Oggi la gioia l'abbiamo parlata alla fine, il Natale, questo è speranza e gioia, ma anche desiderio di vicinanza, di comunione con Dio, che è proprio il paradiso. Una parola che si usa pochissimo, se ci fate caso, si usa tanto l'inferno, la vita è un inferno e quante cose. Di paradiso si parla mai, no, proprio il
bello dirlo, cantarlo. Sentirete quante volte lo canteremo ed è bello. Allora preferisco il paradiso. Buonanotte a tutti.